E se il metodo che stiamo pensando, convinti che sia così, fosse sbagliato, separarsi, considerare il contagio, rimanere sempre esclusi, divisi, ognuno a casa sua, cercare di essere distanti da un metro dall'altro, la mascherina, e se questo modo di vedere è sbagliato? Si pensa sempre al virus o a quelle cose che ti arrivano addosso come dei nemici. E se si potesse magari pensare che questo potrebbe essere una specie di difesa? Se invece questo tipo di virus viene da fuori, perché nessuno sa ancora da dove arriva, si pensa dal pipistrello, si pensa dai fake news come i laboratori. E non è così. E se invece questo tipo di virus, cosa che noi ogni volta che abbiamo paura di qualcosa che ci fa male, lo combattiamo, magari lo vediamo da un altro punto di vista che potrebbe aiutarci, magari è il nostro corpo che emette questo tipo di virus, chiamiamolo pure così, perché ormai la nostra testa è quella, perché magari in un ambiente, in un modo di vivere, lo creiamo noi stessi. E questo tipo di virus, perché non lo possiamo pensare anche in questo modo? Questo si evolve quasi come da pensare una pianta, no? Che mette i suoi fiori, poi i suoi frutti e poi cala tutto. Perché a me non quadra questo discorso qui, non quadra neanche quello della Cina. Vedendo tutte queste cose qui, e non mi quadra neanche il discorso delle linee di morti e deceduti che stiamo vedendo, anche perché sono fatte in modo così quasi fantasioso, come possiamo chiaramente, come meglio possiamo noi, io non voglio trovare da dire su quello, voglio solo far vedere che si potrebbe vedere da un altro punto di vista, da un'altra valutazione, dato che non ci sono vaccini antivirali in cui non si riesce a capire ancora che cos'è sto virus, ma non solo questo virus. Tutti gli altri che sono sempre venuti dietro a noi. Quindi, perché non vedere che questa cellula che noi abbiamo dentro, che viene aggredita, magari è proprio da un nostro modo, da un nostro interno, dal nostro modo di vivere, come spiego l'ambiente, ma lasciamo stare l'inquinamento, lasciamo stare tutte cose, ma proprio il modo di vivere. È arrivato il momento in cui, in questo momento, tanti di noi, come piccole serre, hanno fatto esplodere questo virus. Quindi perché non pensarlo in un altro modo? Dato che quello che stiamo facendo adesso sembra, o sembri, che funzioni poco. Anzi, tutto ciò che diciamo appare che calano perché vogliamo crederci noi. Ma i dati che vediamo comunque sono sempre brutti. Quindi io, dal mio punto di vista, vedrei tutto in un altro modo. Le cellule crescono in un altro modo, quelle del virus. E dal mio consiglio, perché non andarlo a cercare in un altro modo? Perché non andarlo magari a renderlo amico o a nutrirlo e isolarlo? Perché magari, che ne so, qualcosa delle donne in gravidanza di cui si utilizza tante cose, no? Di loro, perché non utilizzare le loro cellule? Non delle donne che sono in gravidanza personali, non andiamo a rivelare, lasciamo restare. Però, tante idee fantasiose, quello che volete. Però, valutiamo, vediamo questa cosa qui. Non sta funzionando. E a mio parere non funzionerà. E il calo che ci sarà, come c'è stato in Cina, non è merito del loro comportamento, di quello che stiamo facendo noi, ma del fatto che questo virus è esploso dentro di noi perché era il periodo, era il momento e adesso scenderà. Tutto lì. Oggi è venerdì 27 marzo.